Oggi, nella giornata mondiale dell'udito, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un messaggio molto forte. Bisogna praticare un ascolto sicuro e significa adottare tutti quei comportamenti, quelle abitudini, quegli stili di vita che ci permettano di preservare il nostro udito per tutta la vita. Questo perché oggi troppo spesso il volume, che è il nemico numero uno e che può creare danni permanenti all'udito, ecco che viene praticato in maniera scorretta. Troppo spesso, specie i nostri giovani, usano i loro dispositivi mobili a un volume eccessivo. Troppo spesso ci troviamo in ambienti troppo rumorosi, ma ambienti ricreazionali, cioè immaginiamo le discoteche, immaginiamo i luoghi in cui effettivamente la musica viene ascoltata a un volume altissimo. Ecco, l'allarme che ci lancia l'OMS è proprio questo: l'udito una volta perso non si recupera, i danni sono permanenti, i danni da utilizzo di volume troppo eccessivo sono permanenti, ma sono completamente evitabili. Ecco perché viene chiamata la cittadinanza intera, la popolazione, ad assumere un ruolo attivo. Ecco la rivoluzione culturale. Tutti possiamo essere protagonisti della salute del nostro udito, semplicemente abbassando il volume. Devo dire che siamo veramente molto soddisfatti. Quest'anno il World Hearing Day ha avuto un significato davvero particolare per l'ampiezza del messaggio lanciato dall'OMS e per tutti i suoi destinatari. Qual è stato quest'anno il significato del World Hearing Day? Quello di stimolare le persone a proteggere il proprio udito ascoltando in modo sicuro, quindi chiamando attivamente le persone a fare qualcosa per il proprio udito. In più l'OMS ha emanato delle linee guida per l'ascolto sicuro nei luoghi di intrattenimento, quindi questa volta ci siamo aperti anche al mondo dell'industria, al mondo della scuola, al mondo degli amministratori locali per creare delle città, degli ambienti a misura d'uomo, a misura di udito.